rinunciare in quanto dura fratelli. Grazie ai relatori per aver accettato l'invito di essere presenti e dare subito la parola al Presidente dell'Ordine Avvocati, l'Avvocato Paoli. Buonasera a tutti, saluti al solito veloce, perché saluti sono saluti, non concedo introduzione per e saluto quindi tutta parte degli avvocati, piccolo ricordo ai miei colleghi perché una cinquantina si sono prenotati, ma avendo molti, molti meno rispetto alla prenotazione. Solo che questa sala, io penso che sia sfortunata, perché la terza volta che vengo a fare i saluti, la terza volta che trovo sempre il pomeriggio pochissima gente, bisogna cambiare sala. Un grazie alle associazioni, a Titole e Avvocati di Strada, due associazioni che lavorano in silenzio, senza clamore, senza apparire troppo all'esterno, e sono associazioni che curano particolari profili della nostra società, ancora si preoccupano dei diseredati, dei non abbienti, dei carcerati, degli ultimi della società. E molte volte non ci dimentichiamo, c'è un mondo, il mondo dei carcerati soprattutto, che è un mondo che noi purtroppo siamo abituati a non considerare. E grazie all'articolo che invece si pone questo profilo, questo problema, e affronta i problemi del carcerato. Un ringraziamento ai relatori, un ringraziamento partendo eccezioni questa sera, io un ringraziamento che fa il Presidente della Camera di Commercio perché si trova ad affrontare questioni giuridiche, lui stesso ha detto prima, io imprenditore che trovo qui per questioni giuridiche, ma io sono ben lieto perché il ruolo degli avvocati del Cora sarebbe felicissimo di collaborare più spesso con la Camera di Commercio. E per quanto riguarda i profili di questa sera, sarei stato contento di vedere anche un avvocato tra i relatori. Perché un avvocato relatore? Lo accennavo anche al collega poco fa, per carità, i relatori di oggi sono eccellenti, ma un avvocato che manca, questa qua, della sensazione che noi avvocati siamo destinati a difendere i criminali e non a collaborare per la prevenzione dei reati. È vero, noi siamo chiamati dalla Costituzione a difendere al massimo del nostro impegno chiunque, anche i delinquenti in galera, è un nostro dovere, lo dicevo di fare, ed è un diritto di chiunque avere questa assistenza al massimo della nostra prestazione. Però noi siamo cittadini, quindi prima di difendere il delinquente, fermo restando quelli che sono i nostri obblighi deontologici nel rispetto del segreto professionale, se abbiamo la possibilità di educare e di prevenire la commissione dei reati, anche noi siamo nella mischia, perché non siamo affatto felici che ci sia un'infiltrazione della criminalità, affatto felici, non è che perché ci possono essere 4-5 delinquenti a difendere gli avvocati siamo felici, tutt'altro, noi siamo felici che la società sia una società pulita, non contaminata, non inquinata da queste mele marce per poter lavorare più rapidamente. Quindi grazie a voi per essere venuti, complimenti ai relatori che ci abbiamo e buona serata a tutti. Grazie al Presidente Paoli, inviterei il dottor Stefano Coppola, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, che ci ha onorato di questa congiunzione con gli avvocati e commercialisti in questo evento. Grazie. Grazie. Io porto i saluti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona e vorrei dire qualcosa anche sull'argomento. Quindi ringrazio l'Associazione Antica e il suo presidente, Samuele Arimani, l'avvocato Daniele Valeri, per aver organizzato questo convegno, il cui argomento può sembrare non attenente alla realtà della comunità economica della nostra provincia e della nostra regione, almeno per come siamo generalmente abituati a immaginarla. Purtroppo però le cose sono cambiate negli ultimi anni e le Marche non sono più quell'isola felice dove tutti noi siamo stati abituati a vivere. La recente scomparsa di un grande statista come la Thatcher mi ha fatto ricordare una sua frase: i piccoli imprenditori sono la linfa vitale di questo paese. Ovviamente si riferiva alla Gran Bretagna. Credo che questo valga anche per la nostra comunità, perché le medie, le piccole e le piccolissime imprese sono la spina dorsale delle Marche. Ebbene, questi nostri imprenditori sono ormai allo stremo. La crisi in cui versa l'Italia è nota a tutti, ma per la nostra comunità, fatta di commercio e di piccola imprenditoria, questa crisi non è che l'ultimo di una serie di colpi che le sono stati inferti negli ultimi anni. Da una
solo i più deboli e gli onesti, rendendo difficilissimo portare avanti una qualsiasi idea imprenditoriale, e che invece rende facile la vita a chi già parte da una posizione privilegiata o peggio ai disonesti. La recente crisi finanziaria delle banche sta poi mandando il sistema in cortocircuito. Sempre più spesso gli istituti di credito si rivolgono alle imprese non come a coloro i quali, senza i quali non esisterebbero né le banche né le burocrazie di ogni genere, che hanno ragione d'essere e a cui è consentito esistere solo perché c'è chi produce e commercia beni reali, ma come a dei soggetti da spremere. Ho qui in tasca una delle tante lettere di sollecito che vengono inviate quotidianamente dalle banche ai loro clienti, come fossero un ciclo stile in cui un imprenditore che è stato sempre puntuale e che non ha mai scambiato neanche un pagamento, versando nella sua storia imprenditoriale centinaia di migliaia di euro di interesse, sempre in maniera puntuale, viene invitato a rientrare nel giro di 2 giorni della iperbolica cifra di 283 euro, non mi sto sbagliando, 283,85 euro, per non incorrere in un'intimazione legale. E già di questo già un trattamento di favore, perché rispetto ad altre situazioni in cui tanti solleciti vengono fatti addirittura per telefono da un call center che si chiama chissà da dove. Ormai il clima in cui gli imprenditori sono costretti ad operare è insopportabile. E a questo punto mi viene in mente un'altra frase, sempre della Thatcher: la società non esiste, esistono gli individui, donne e uomini, ed esistono le famiglie. Troppo spesso ormai chi opera al di là di una scrivania vuoi perché esercita una funzione statale, vuoi perché esercita una funzione economica, dimentica che dall'altra parte c'è un individuo, la sua storia, la sua onestà, i suoi sacrifici, la sua famiglia, i suoi dipendenti, i loro sacrifici e le loro famiglie. Vengo al punto. In una situazione del genere non c'è da meravigliarsi se chi fino a questo momento ha difeso la propria azienda, la propria bottega, il proprio negozio o il proprio pacchetto al mercato con le unghie e con i denti, getti la spugna e prima che sia troppo tardi e ci rimetta anche l'osso del collo, c'è dalla propria azienda chi si presenta con un portafoglio gonfio di soldi di provenienza incerta e lo libera dai debiti chiedendogli di vivere in pace. Io temo di scoprire, alla fine di questo convegno, che quella che per me è una sensazione che percepisco da qualche tempo sia un fenomeno ormai in fase avanzata. Quando si analizzano tali fenomeni, a volte si corre il rischio di concentrarsi sulla cura del sintomo e di perdere di vista l'origine e le ragioni della malattia. Ringrazio tutti.